Come WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, provo a riprendere un ragionamento sulla dignità del lavoro nella presentazione della proposta 12 che ha fatto Checchi. Per ridare quindi dignità al lavoro, è necessario, secondo noi, un'azione congiunta che rafforzi la contrattazione sindacale da un lato e che stabilisca una tutela universale di tutte le prestazioni lavorative. Il primo obiettivo quindi può essere perseguito estendendo a lavoratori e lavoratrici per via legislativa, i contratti nazionali siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il secondo, attraverso l'introduzione di un minimo salariale orario, come è stato detto, non inferiore a 10 euro, fissato per legge e rivisto praticamente anche da una commissione. La proposta prevede anche l'esistenza di una commissione di esperti composta da sindacati, tecnici, politici. Queste due realtà, diciamo, in altri paesi come la Francia, il Belgio, l'Olanda, coesistono, coesiste il minimo legislativo e coesiste il contratto collettivo. Queste due, dicevo, in punto interventi, che sono interventi inseparabili, devono essere accompagnati da meccanismi appunto pubblici ed efficaci. Ed è per questo che nella proposta è anche previsto appunto di dare forza alla capacità dell'INAIL o anche alla capacità di altri enti ispettivi di contrastare le eventuali irregolarità. Sono partito quindi dall'adozione della proposta 12, che parla appunto di minimi contrattuali, minimi legali e di contrasto alle irregolarità, per provare anche oggi, come dire, a lanciare uno sguardo al futuro. Le 15 proposte di giustizia sociale ci servono anche appunto per aprire un'azione futura. Allora, come WISP noi oggi quindi vogliamo consegnare lavoratori invisibili dello sport. Ecco perché adottiamo questa proposta. Atleti, istruttori, allenatori, tecnici, animatori sportivi, dirigenti aspettano di vedere riconosciuto il proprio lavoro. Sono precari da sempre. Non esiste un contratto nazionale, e non esiste previdenza, non esistono appunto tutele. Sono retribuiti con rimborsi forfettari, ex articolo 67 e 69 del TUIR, del testo unico sulle imposte sui redditi. Nella stessa legislazione sportiva, se si pensa alla legge del professionismo sportivo, la legge 91 dell'81, che lascia alle federazioni sportive nazionali di riconoscersi l'eventuale professionismo, prevedendo anche delle discriminazioni di genere, perché le stesse federazioni, sono quattro in Italia, calcio, pallacanestro, ciclismo e golf, che hanno ritenuto di riconoscere il professionismo per gli atleti, non lo riconoscono alle stesse atlete donne della stessa federazione. Siamo assolutamente consapevoli, come operatori sportivi, come dirigenti sportivi, che il sistema non è sostenibile, ma ho voluto partire dalla dignità del lavoro per dire che è necessario, appunto con lo sguardo verso il futuro, di prevedere alleanze nuove per nuovi percorsi di emancipazione delle persone. Stiamo parlando di 1.100.000 lavoratori solo nel mondo sportivo, di nuove alleanze, dicevo, quindi di guardare avanti anche nel rapporto con il sindacato, che spesso e volentieri ha visto questo mondo come un mondo che preferisce stare nel precariato o preferisce magari anche utilizzare situazioni di nero, ma che invece oggi, almeno con la WISP, in questo momento e avendo anche aderito appunto al percorso del forum, vuole lanciare invece assolutamente un altro messaggio: nuovi percorsi di emancipazione, uscire dal precariato per una giustizia sociale all'interno delle 15 proposte. Grazie. Adesso è il momento degli